ricordo i tempi. Ridolfi. Vabbè, insomma. Dirò in premessa una cosa e se me la dimentico la dico subito, così come se avessi detto in premessa e poi anche la chiusura. Io non sono innamorato di Matteo Renzi, però, questo però adesso ve lo cerco di spiegarli, se questa sera, questa interessantissima riunione, si parlava dei motivi dell'astensione, io vorrei tenermi un pochino, altra promessa, ho un'età tale in vericondere per cui sono rammaricato dal fatto di non avere più energie per fondare una corrente che avrei voluto chiamare la corrente Salmone, cioè quelli che vanno controcorrente, perché la mia presunzione, la mia aspirazione era quella di essere un membro del membro, tutta la terra di così non si può, del Partito Democratico. Mi hanno chiamato a votare per le primarie, ho fatto la mia scelta e cerco ancora faticosamente di ragionare un po' con la mia, col mio cranio. Quindi mi attengo ai numeri, ho sentito delle interessantissime analisi, le ascolto, ho del tempo perché sono un quiescente e quindi cerco di andare a tutte le riunioni che mi capita. E vedo plasticamente questo partito, che sarebbe già il secondo elementare, 7 anni, perfetto, che per me è rimasto ancora l'asilo, anzi forse ancora all'allattamento. Perché anche questa sera è la dimostrazione plastica di pezzi di partito che non si rimescolano tra di loro. Io vado alla riunione dei renziani, mi incazzo con loro perché vorrei che insomma facessero qualche cosa di più, si facessero sentire per confrontarsi con un altro pezzo di partito che sono, non so, i cuperliani o Zopardalè, insomma, o similitudini, cioè, no, non ci si rimescola. È un partito fatto di tribù che non si rimescola. È un partito che potrebbe pregiudicare il proprio futuro in questo modo. E mi attengo ai numeri. Perché la gente non è andata a votare? La gente come me, la gente umile, la gente che... Io ho la passione della politica, ce l'ho. Ma quanta gente ha la passione della politica e cerca di documentarsi nei dettagli infiniti che sono stati qui rievocati stasera? Io dico una piccola parte e mi attengo ai numeri che ci sono stati presentati nelle varie relazioni. Perché se sono stati individuati 5 o 6 criteri per identificare i motivi dell'astensione, c'è in testa, si può dire il cazzatore a quest'ora, siamo ancora in fase protetta, dell'arrabbiatura di come sono andate le cose in regione, di vedere nella nostra regione dove i cittadini emiliano-romagnoli hanno sempre sostenuto, che casomai al mare quando si incontravano calabresi, campani, toscani, da tutte le parti d'Italia, che da noi robe del genere non potevano capitare. Invece viva Dio sono capitate, minime casomai, ma non me ne frega niente. Quando tu tradissi la fiducia che io ho riposto in te su cose che non potevano capitare da noi, non te la cavi più addosso questa croce qua, perché il tradimento in gente che ha creduto in te per tanto 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 tempo, e non si è cominciato ieri l'altro ad astenerci, la china ha cominciato a scivolare un pochino anche prima. Facciamo dei nomi? No, i nomi non li faccio, potrei fare dei cognomi, però non so se il Bono eccetera 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 eccetera. Succede un fatto che ti ferisce dentro. E allora, la gente che si fa una cultura politica con il talk show, dopo un po' ne hanno tutti piene le scatole, però c'è ancora una fetta consistente che ci guarda. La gente che ha sempre votato così, continuerà a votare così, avverte che questa situazione non gli piace più. Io devo tirare per i capelli i miei familiari per portarli a votare. Ma io non ci vengo, oppure tanti vecchi compagni come amici, fratelli, così mi hanno detto tutti quanti,
che ricevono un venibac pioio in tot precis, che tradotto dal bolognese è sono tutti precisi. Sono da 5 minuti, perfetto. Cos'è la parola del salmone? Sì. Ecco, allora ti dico l'ultima cosa. Perché? Vabbè, insomma. Comunque ringrazio l'organizzazione perché 5 minuti è un respiro veramente grosso, perché il partito nostro si è trasformato in un minuto e mezzo, Chi vuol fare una domanda in un minuto e mezzo, un po' vabbè. Quindi sono d'accordo con il professor Cella. Il confronto vuol dire ritornare ad un metodo che da niente, io con i capelli bianchi vedevo la sala della Sirenella, che non era più piccola delle sale, riempita alle 5:30 perché bisognava aspettare che le fabbriche chiudessero, si riempiva, si stava lì fino alle 3 di notte e c'erano dei fiori di compagni, tipo non so, ne faccio qualche nome, Bruno Trentin, Valentino Gerattana, Lucio Libertini, che prendevano nota di tutto. E quello era il confronto, e a quello il confronto. Se adesso le riunioni si riducono, questa è bella, oh, questa è bella, ve la sottolineo, ma è una cosa normale, rispetto a quella di tutti, perfetto. Vabbè, volevo fare l'esempio del San Domenico, ma non ve lo risparmio, San Domenico è quel ristorante dove qualcuno dei nostri consiglieri andava a mangiare. Ah. Io ho capito perché. Perché l'aveva scambiato per una mensa parrocchiale San Domenico, che invece era il ristorante uno dei più cari d'Italia, quello di Imola, no? Marucci. Marucci, possiamo andare. Ok, diamo la parola a Donata. Allora, io provo a fare due. No, guarda, io sono venuta per ascoltare, quindi non c'è problema anche se parlo dopo. Va bene, andiamo lo stesso? Sì, allora, vieni, inizia tu. Sì. Parlo io? Sì. Non parlo tu, parlo. Allora, state sentendo, io ho raccolto qualche idea da quelli che hanno parlato prima, no? Ma intanto di questo astensionismo, che è una cosa molto grave, soprattutto qui in Bologna, non si cerca le cause, no? Quindi adesso chi cerca le cause viene chiamato un dietrologo, invece no, è una necessaria eziologia. Oh, ti sento. Allora, a volte chi cerca le cause viene chiamato dietrologo con disprezzo, con ironia. Invece l'eziologia, la ricerca delle cause, è necessaria per rimediare, insomma, per capire che cosa avvengono. Allora, adesso prendo una parola che usava Massimo Manicomio, cioè indifferentismo, indifferenza. Allora, l'indifferenza viene causata dall'insignificanza, no? Quando noi siamo insignificanti, io ho insegnato per 40 anni, insegno ancora adesso alla Primo Levi e un'altra cosa del genere a Pesaro. Insomma, i ragazzi non studiano, non ascoltano un insegnante che non significa niente, no? Addirittura l'insignificanza può essere più noiosa dei cattivi significati. Infatti adesso un Salvini con il suo razzismo sta attirando la gente con i suoi cattivi significati, pessimi, no? Perché il razzismo è una cosa abominevole, però appunto il cattivo significato è più attraente dell'insignificanza. Allora, cos'è che dovremmo significare noi per attirare i voti, politici per attirare i voti? Significare innanzitutto onestà, no? Onestà, adesso nella sinistra ce n'è abbastanza di onestà, non è che sia un partito prevalentemente marcio, anzi, prevalentemente la gente è piuttosto pulita nel PD. Poi dovrebbe significare capacità, quindi capacità di uscire, di portare fuori dalla crisi, no? E cultura, ecco, invece secondo me in questo settore, cultura come paideia, come educazione, come sapere e anche come educazione,
siamo tutti molto carenti, insomma, la cultura e la politica è molto carente. Prima si diceva Renzi è simile a Veltroni, Veltroni però era più colto di Renzi, ecco. È la migliore questa. Veltroni è molto colto. Perlomeno, e quindi appunto dalla cultura, tra l'altro, scusate che parlerei per altri due minuti. Tiro a essere molto sintetico perché bisogna poi usare un linguaggio, frasi di brevità e di forza. Allora dicevo, di cultura tra l'altro c'è molta fame adesso, io lo vedo proprio in queste università per gli anziani dove sto insegnando, perché sono in pensione dallo Stato, proprio ci sono anziani di 80 e anche più anni che sono entusiasti, io addirittura poi parlo di classici, di greci, di latini, quindi non è che parli delle ultime cose, no? E c'è questo bisogno di cultura che invece i politici non soddisfano in nessun modo, che la scuola adesso non soddisfa, perché la scuola è decaduta in maniera bestiale in seguito alla politica sciagurata che è stata fatta nei confronti della scuola, i tagli, i non tagli, eccetera, i tagli uno dopo l'altro, no? Poi appunto la cultura dà anche spirito critico, allora qui mi collego a quanto diceva l'amico Domenico Cella, cioè dire qualche no, d'accordo. Dire qualche no. Adesso l'ultima cosa di cui siamo tutti contenti è che il Presidente ha blindato Renzi, ma il Presidente non ha il potere istituzionale di blindare un governo. Non scherziamo, dipende dal Presidente scegliere il governo, ma scherziamo, allora dico, tornare alla Costituzione, sapere dire dei no, no? Pure c'era chi diceva prima l'America, insomma in fondo anche in America sì, chi menzionava questo fatto. Negli Stati Uniti votano in pochi, negli Stati Uniti c'è anche la pena di morte, no? Quindi non è il caso di invitare gli Stati Uniti, ma in questa grande democrazia c'è la pena di morte, che è un delitto di Stato dei più schifosi, secondo me. Vabbè, e poi, adesso finisco, sì, appunto, sapere dire del no, lo spirito critico, la cultura, insomma, dobbiamo diventare significativi e attraenti. Io ero incerto se votare, però non avevo la facoltà perché ho la residenza a Pesaro, insomma. E non so se avrei votato, se ci fossero state elezioni a Pesaro. Se non c'è Mariucci, darei la parola a Donata. Due volontari devono andare a cercare Mariucci. Che escano all'aperto. Che fine ha fatto? Così gli risponde poi Andrea dopo. Allora, io mi ero preparato un attimo guardando il materiale elettorale, i dati, perché come si fa, insomma, sono ancora dell'idea che si guarda un po' i numeri, no? Però poi oggi i vostri interventi sono andati un po' oltre, cioè non si sono fermati alla prima fase, forse perché è già passato un po' di tempo, ma hanno portato il discorso un po' avanti. Allora provo a tenere insieme le due cose e poi ti prego di segnalarmi il tempo. Noi abbiamo perso 670.000 voti, che sono tantissimi. Quando si hanno tanti voti in meno, la prima domanda è chiedersi dove sono andati. Una piccola quota è andata alla nostra sinistra, l'1,4%, un altro 1% è andato ai 5 Stelle, i quali peraltro ne hanno persi più di noi in percentuale. E la gran parte è stata a casa. Questo vuol dire che, a mio parere, l'offerta politica che c'era non era tale da attrarre una parte del nostro elettorato, se non minima, che non ha trovato una risposta, ma però non ci toglie, e la vittoria che abbiamo ottenuto, che ci porta ad avere più consiglieri dell'altra volta, cioè questa volta i consigli regionali, quelli del PD, sono di più, sono, se non ricordo male, 31 contro 22 della volta precedente. Bene, questo risultato positivo non ci esime dal dire abbiamo perso un grosso pacco di voti.
se noi trascurassimo questo fattore vorrebbe dire che non capiamo il messaggio, perché io penso che nell'astensione c'è un messaggio. La nostra gente in questa regione, io non parlo per le altre che non conosco, nella nostra regione l'astensione è un segnale politico. Poi quando si radica, si ripete più volte, probabilmente è proprio una resa, ma diciamo così, la prima volta è un segnale di insoddisfazione. Vi ricordate il 99, no? Quando abbiamo perso? Noi abbiamo perso soprattutto per l'astensione, no? E qui un po' abbiamo rischiato di più di quello che immaginavamo, abbiamo vinto, però l'astensione ha lo stesso valore, è un segnale politico. L'altro giorno alla direzione del PD, io sono arrivata un po' tardi, ma mi sono fatta raccontare e poi dare il materiale, c'era un esame fatto interpellando una parte del nostro elettorato delle primarie per chiedere perché le ragioni di questa astensione. E le ragioni non ce n'è mai una sola soltanto, anzi devo dirvi, io ho trovato anche proprio deboluccia la critica uscita nei primi giorni a commento alle elezioni, in cui abbiamo usato a fini di lotta interna le valutazioni sul risultato elettorale, perché è strumentale e non ti porta a cogliere i fattori veri. Allora, le risposte sono una circa un po' più della metà di sostanziale insoddisfazione in conseguenza di quello che era successo dal punto di vista degli scandali e generale insoddisfazione del quadro politico. Se si votasse oggi, mi dispiace dirlo, ma è onesto, probabilmente questo dato sarebbe ancora più significativo, perché quello che è successo a Roma ci sporca tutti, non è che qualcuno di noi è esonerato, no? Quindi è il disgusto, la rabbia, la stanchezza, la delusione rispetto a ripetersi, qui alcuni interventi l'hanno già detto, quindi non ci torno sopra, di segnali di non è solo il reato, ma proprio la mancanza di sobrietà e di senso della cosa pubblica che c'è stata nei comportamenti di una parte della classe politica, una parte trasversale della classe politica. L'altro blocco di insoddisfazione invece è più politico, cioè più legato a temi che anche qui se avete già sollevato, quelli che attengono al lavoro, quelli che tengono all'impressione di un Partito Democratico che prende una strada diversa da quella che era attesa, che rompe con alcune delle sue radici storiche, tutto il ragionamento del Partito del Lavoro. Il rapporto essenziale per un partito di sinistra in tutto il mondo con i sindacati, che non vuol dire rifare la cinghia di trasmissione ed essere la replica pari pari delle posizioni assunte dai sindacati o dal sindacato più grande, ma significa certamente come minimo rispetto reciproco, ma direi anche di più, cioè direi capacità di rispondere ai problemi portati da chi si trova nella condizione di lavoratore o in questo momento così difficile in condizione di disoccupazione. Dopodiché ce n'è una quota che interroga più noi come dirigenti del PD in Emilia Romagna e Bologna, una quota di insoddisfazione non grandissima, ma di diciamo così, elettori particolarmente informato, segnala una difficoltà, una scontentezza rispetto all'offerta politica della proposta per la regione e per, immagino, anche le liste come erano state formate. Cioè dice, non ho condiviso, le primarie non mi sono piaciute, una parte di ragione. È una quota molto piccola, un 2%, però è una parte di elettorato particolarmente attento se uno ti fa un'osservazione di questo tipo. Anche questo io credo che interroghi tutti noi, insomma. Interroghi noi sia quelli che in qualche modo hanno partecipato al dibattito estivo su chi va o chi non va in regione, sia anche chi come me non ha detto assolutamente niente, perché esiste anche la responsabilità di aver taciuto oltre quella di essere intervenuti. Allora, di fronte a una lezione di questo tipo, io credo che il Partito Democratico di questa regione debba trarre
delle conseguenze e altre le deve trarre a livello nazionale. Le conseguenze a livello locale, secondo me, sono che noi dobbiamo essere un po' meno preoccupati e attenti a quelle che sono le dinamiche interne e magari un pochino attenti anche a non riportarle sempre a scambiarci messaggi sui giornali. Una delle cose più antipatiche in assoluto di prendete il telefono invece di usare il giornalista di Repubblica o la giornalista di Repubblica, qui la tua osservazione delle tribù che non si mescolano, no? Se parli in quel modo lì vuol dire che non hai neanche le sedi di confronto. E una maggiore capacità invece di capire che cosa ha bisogno in questo momento la nostra gente, la nostra popolazione, e probabilmente la necessità che la proposta politica di governo regionale riuscisse meglio nella difficile combinazione tra rispettare l'eredità di Errani e nello stesso tempo l'innovazione necessaria. È sempre un equilibrio difficile quando sei in questa situazione qui, però è mancato il quid, il segnale, la cosa in cui dici questa è la parte che tengo di buono e questa è la parte che invece metto via e cambio, do un segnale di sviluppo. E queste sono le cose che ancora dobbiamo fare, che ancora possiamo fare, perché la giunta inizia, non c'è neanche, quindi insomma il cammino è all'inizio. Una battuta sul piano nazionale, invece qui sono stati ragionamenti molto importanti sul PD. Io credo che il PD stia vivendo una fase particolarmente delicata, che soltanto i prossimi, che le modifiche interne non siano ancora finite, che soltanto i prossimi mesi ci diranno qual è la direzione di marcia e ci diranno se Renzi riuscirà da segretario a svolgere un ruolo capace di costruire un'unità non di facciata piuttosto che un'affermazione di è arrivato quello che comanda. Ribellarsi, dire di no, eccetera. Noi facciamo politica, cioè uno può anche scegliere la strada della ribellione del singolo di fronte alle grandi questioni di coscienza o alla Costituzione. Questa strada è sempre possibile, che è quella di dire io non ci sto. Ma se fai politica e la fai dentro un partito, lo fai con una battaglia, una discussione interna, nella quale a me hanno insegnato e a tutti noi hanno insegnato, in un'organizzazione complessa a un certo punto si arriva alla svolta, si vota e si vede se si è riusciti a incidere o meno sulla materia. Perché se no, quando la tua posizione di rottura si ripete più di una volta, la domanda che ti fai è: ma che ci sto a fare qui? Cioè, la direzione di marcia non una volta sola, non due, non tre, ma si ripete che c'è una frattura, la domanda te la devi porre. Una cosa è essere, non c'è una minoranza, quella è una semplificazione giornalistica. Ci sono una serie di persone che hanno e cercano di interloquire, come peraltro avviene e dovrebbe avvenire normalmente all'interno di un partito, e anche per migliorare un po' il contenuto di questi provvedimenti, però insomma quando invece le cose sono organizzate e ripetute la questione si pone. Io personalmente, chiudo con questo, sono sempre stata dell'idea, a me sembra anche così evidente, che la Costituzione è un'altra cosa. Non sono d'accordo con Domenico Cella su questo. A me è successo di votare tre riforme del mercato del lavoro. Tre. Non è detto che non si riesca a farne una quarta. Voglio dire, è un provvedimento per cui basta la maggioranza semplice ed è una scelta dell'esecutivo. Importante, delicata, ci siamo sempre scannati su questi temi, perché non è che abbia litigato meno quando è arrivato da votare la Fornero, che adesso abbiamo detto era meglio e quelli che avevano votato contro invece
che qualche dissociazione c'è. Ho notato anche la riforma Treu, no, perché è una domanda importante. La riforma Treu 1996, io non c'ero, quindi. Meno male. Non c'ero. Non c'ero. Meno male. Peraltro, sì, hai ragione, il punto di partenza era Treu, non è, questo è il percorso fine, punto, sì, sì, speriamo, finale di un'evoluzione. Ma la Costituzione, mi è capitato di cambiare, di votare il cambiamento di due parole, mettere la parità di genere nell'articolo 51, eccetera, ma una modifica di 37 articoli, quattro letture, eventuale referendum è una cosa che si fa ogni 10 anni. L'ultima riforma grossa, 5 articoli, federalismo, era quella del centrosinistra nel 2001. E io non sono neanche disponibile a sentirmi dire questa cosa è meno importante di un'altra. Non credo che i costituenti abbiano ragionato così. Quando hanno ragionato, hanno cercato di scriverla bene tutta. Tutta. Allora, su questo c'è stato un punto di frattura, fra l'altro assolutamente dovuto all'incrocio di più considerazioni di persone diverse, non è la logica dell'organizzazione del colpo basso, che riguardava la presenza di altri 5 senatori nominati dal Presidente della Repubblica, su cui si può discutere o meno, ma il fatto che lì il governo ha capito che si trovava di fronte a un gruppo del Partito Democratico, e anche Forza Italia ha avuto lo stesso problema, di gente che rivendicava una certa competenza e autonomia, e ha permesso di modificare 3 punti fondamentali. E ancora adesso, a mio parere, la riforma del Senato ha dei punti di delicatezza su cui nel prossimo mese spero si possa tornare a ragionare. Uno era questo: il governo mandava, in Costituzione era previsto che il governo mandava in aula il provvedimento di legge del governo, tempo 60 giorni per dire sì o no, senza modificarlo. Io avevo già detto in assemblea del gruppo che non lo votavo, perché se devo star là a spingere un bottone, non mandatemi, chiudiamolo, risparmiamo, ma non sto lì a dire solo sì o no, perché sì o no è la fiducia, no? L'altro era, noi avremo una sola Camera, il Presidente della Repubblica lo eleggiamo nello stesso modo? O forse non è il caso di modificare un po' il quorum? Vi sembra proprio una cosina così? Io penso che sia una cosa grossa. Stesso ragionamento sui giudici della Corte Costituzionale. Allora, questa discussione qua è una discussione importante per il Partito Democratico, perché la Costituzione è una questione anche valoriale e quindi inevitabilmente identitaria. L'idea che tu hai di paese, di democrazia, si vede nei valori che porti all'interno della Costituzione. Questa discussione qui, secondo me, avrebbe e merita ancora un coinvolgimento più ampio di tutto il PD e anche di quelli semplicemente che sono, come tutti voi, degli appassionati di politica. Grazie. Allora, con Vero Tani io chiudo le prenotazioni, quindi se qualcuno volesse ancora intervenire lo dica adesso, durante l'intervento di Vero Tani, e poi chiudiamo. Possiamo leggere chi si è iscritto, se sono mi chiedono. Sì, abbiamo ancora. Ci siamo scordati qualcuno. Paolo Cacchioli. La Claudia Castaldini, Andrea Emiliani e poi il signore in ultima fila che si chiama Raimondo Catanzaro. Ok, Raimondo Catanzaro. Tornerò all'inizio di questa riunione, ma solo per citare Calamandrei, la responsabilità rispetto al voto. Perché in prossimità di questo voto e anche successivamente ho testato un po' diversi ambienti e mi sono resa conto che è una astensione, come è stato detto, politica. E io penso che questo sia gravissimo. Perché è gravissimo? Perché il voto è un diritto non si sbezzeggia, non ci
non si va non a votare, cioè non si sta a casa da un voto per dare la rappresentazione di un dissenso, perché il voto è un diritto e i diritti vanno agiti sempre, semmai ci si astiene. Perché dico questo? Perché io credo, voglio mettere in luce un aspetto che io lo sento in maniera fortissima: la nostra non è una democrazia compiuta, la nostra è una democrazia che ancora sta camminando, e lo si vede, l'ha dimostrato molto bene l'intervento di Donata, che ancora ha all'interno delle pulsioni non risolte rispetto alla rappresentanza, al modo di come si vota, al modo di come ci si esprime, al modo di come andiamo a cambiare la Costituzione. Buona, lodevolissima la posizione di chi dice: la Costituzione, prima di cambiarla, voglio sapere cosa cambio e voglio essere certa che quel cambiamento è un cambiamento per la, diciamo, per le, mi verrebbe da dire l'equilibrio, scusate, perché di equilibrio tra gli uomini sempre si parla, cioè noi siamo in uno stato di reciproco relazione, e la relazione positiva, se fra me e voi io c'è un equilibrio, quindi si esprime così. Vi metto in risalto il fatto che la nostra presenza nel semestre europeo è stata la più pallida, la più, non saprei come dire, esangue che si potesse avere. Questa è la dimostrazione di una nazione che ha una incapacità di essere nazione, quindi una democrazia fragile. Una democrazia molto fragile, e questo lo sanno gli altri, e quindi con gli altri non a caso, perché mi potrei riferire all'Europa, alla Merkel, a un quadro di amici, perché noi siamo dentro l'Europa, no? Una squadra di culla in cui i nostri padri hanno voluto che noi continuassimo a camminare. Io sono convinta e preoccupata, e arrivo ad agganciarmi a un fattore che è l'espressione della nostra debolezza a livello internazionale. Vi sembrerà forse una cosa strana, ma spero di essere abbastanza chiara, anche molto breve: l'atteggiamento dell'India, che è un grandissimo paese, un continente che ha di sé una cognizione di, diciamo così, forza, dovuto anche, secondo me, alla cultura che ha potuto, diciamo così, compiere nel passaggio degli inglesi, dell'Inghilterra, quindi del modo di vedersi come nazione, che ci risponde in quel modo su questi marò, che ci prende per il naso e può prenderci per il naso. E questa è secondo me il punto di vera debolezza del nostro cammino all'interno della democrazia. Noi siamo percepiti come una nazione instabile che per 20 anni è stata rappresentata da Berlusconi, adesso c'è Renzi, questi qui sono quelli di sinistra, cioè, perdonate se la svilisco così, ma in realtà quello che voglio dire, tornando all'inizio, è che quando un partito non sente l'esigenza di comprendere che quelli che si sono astenuti hanno fatto un grave errore e un grave torto a loro stessi, beh, quel partito è abbastanza malmesso, è abbastanza scollegato. Grazie. Paolo Cacchioli. Sarò brevissimo. Mi interessa proprio il tema del perché
c'è stato questo grande calo di partecipazione alla votazione, che mai è importante. Condivido quello che ha detto Ferrari, molto di quello che ha detto Donata Lenzi, ma c'è un aspetto che non è stato affrontato, che secondo me va aggiunto alle buone valutazioni, analisi, e anche mi è piaciuta molto l'analisi che ha fatto il professore prima, che è il presidente del centro De Gasperi, vero? Trent'anni fa, se lei parlava, non avrebbe assomigliato a un comunista, oggi sì. Detto questo, allora, proprio partendo invece da quello che ha detto il professore, ma guardate, la faccio molto corta, io credo che ci sia stato a cascata, proprio da Veltroni, infatti ha ragione, è una conseguenza, Renzi, non c'è da prendersela neanche tanto, ecco. È una questione più che altro di simpatia o antipatia, per prendersela più o meno, ma dal punto di vista della linea politica quello è la naturale conseguenza. Come voglio dire, qui abbiamo degli esponenti ai quali non voglio addossare più responsabilità di quelle che non hanno avuto, e con una grande responsabilità anche dei dirigenti che sono venuti dal Partito Comunista, ai quali io mi onoro di aver fatto parte fin dall'età di 14 anni. E c'è una responsabilità, perché se noi poi alla fine abbiamo consegnato questo processo di trasformazione di questo partito, mettendoci insieme giustamente anche ad altri, perché i tempi sono cambiati, e la condizione è diventata questa, quanta responsabilità c'è, ma viene a fare un'analisi. Detto questo, perché la conseguenza della caduta del voto in Emilia Romagna è conseguente a questo processo di depauperamento culturale e ideologico. Per ideologico io lo uso ancora. Perché si è partiti dall'idea di demolire l'Emilia Romagna, Isola Felice, era giusto, perché non è un ragionamento che sta in piedi, è molto fantasioso. Oltretutto un'isola dentro a un lago o a un mare abbastanza inquinato, prima o poi ne risente. Ma poi, l'Emilia poteva essere invece un progetto di diversità, infatti la diversità dell'Emilia Romagna, pure quello, è stata demolita. E qui sono delle responsabilità grosse dei nostri dirigenti che vengono dal Partito Comunista. Perché l'Isola Felice è giusto demolirla, ma demolire la diversità, quindi demolire un concetto dove tu hai contribuito a costruire comunque una società migliore rispetto alla media del nostro paese, e pensare che i tortellini, disse D'Alema, che io stimo molto, mi piace molto ancora oggi quando parla, non lo rottamerei, però devo riconoscere che gli errori li fa, perché voleva trasformare i tortellini secondo Bissani. Ma il Colosseo non si può trasformare, o ne fai un altro, che hanno fatto, penso alla Svega, così. Il tortellino è il tortellino, o lo lasci così, o se no fai un altro prodotto, magari alla stessa forma, ma non chiamalo tortellino, ma con dentro le ortiche, ma il nostro è un'altra cosa, perché vuoi trasformare? Per dimostrare che noi ci dobbiamo evolvere. Questi sono tutti errori che si pagano. Dopodiché, tolta la diversità nella costruzione di una società, del valore che ha avuto e ha tuttora, sempre meno purtroppo, la nostra regione, cosa succede? Che viene a meno il processo di identificazione dei cittadini in una qualche cosa, in una società che loro contribuiscono a contribuire diverse. Quindi viene a meno anche la fiducia verso quella cultura politica in cui loro hanno creduto per costruire qualcosa di diverso. E quindi queste sono le responsabilità politiche, diciamo, macro politiche. Poi dopo c'è lo specifico. Allora, il tema della corruzione, ecco perché il depauperamento c'è stato. Sì, qualcosa, certo, chi più, chi meno, certo, uno che va a Porretta, fa finta di abitare a Porretta, non è bello. Persino peggio quello che 50 centesimi, io ho avuto una vita anch'io di lavoro, non ho mai chiesto che mi rimborsassero il gettone per andare nella toilette. Questo lo trovo più vergognoso dei
l'altro ha preso 1000 euro, l'altro certo, però non è stata una cosa così diabolicamente, ma noi non siamo abituati a questo stile e quindi questo ci ha dato fastidio, tanto quanto gli altri, tanto sempre l'altro, uno ruba 100 miliardi, sta meglio, l'altro ruba 5.000 euro, sta meglio, ma è sempre un ladro che se ne aveva a disposizione 100.000 forse gli fregava. Insomma, tutta questa roba qua. Certo, ma io credo che abbia inciso poco, qui sono d'accordo con la Lenzi. Poi che cosa può aver inciso? Quello un po' di più, secondo me, il messaggio che è stato dato ai lavoratori. La nostra è una regione dove ci sono gli industriali, dove ci sono tanti lavoratori, dove ci sono le cooperative. C'è un insieme con delle diversità, ma che insieme si costruiva questa società, che ancora qualcosa si fa, ma è pericolosa la situazione. E quindi non è stato un bel messaggio. Lui poi, tra l'altro, è un grande comunicatore, non capisco come a volte faccia degli errori. Pare che addirittura si sia sbagliato, l'ho sentito l'altra sera, spero che sia una barzelletta, ma mi dicono che ha portato 4 bottiglie di vino rosso di alto livello toscano, solo che il Papa è astemio. E quindi, se è vero, anche lui ha delle cadute. Quindi andiamo piano a pensare. No, perché chi ci tiene, io ho lavorato in teatro, come molti sanno, e chi ci tiene alla comunicazione, ci tiene anche l'immagine in genere. Sono delle cadute, va bene, ma... E questo ha inciso, secondo me, un altro 50%. Ma un altro 100%, quindi diamo già il 200%, secondo me quello che ha inciso, e non l'avete detto nessuno, io non ho paura di nulla e quindi non ho nessun paura, non significa che voi avete paura, magari non mi è venuto in mente, ma voi pensate che non c'è nessuna responsabilità invece di questo presidente che ha fatto la campagna elettorale e non l'ho mai sentito parlare di un progetto? E lui però l'ho sentito dire che la gente gli diceva ma tanto tu sei già presidente, lui diceva no, devo conquistarlo, ma nel frattempo nel dire che doveva conquistarlo era così sicuro di conquistarlo che non parlava di quello che vuole fare in regione, io non lo so ancora quello che vuole fare in regione. Qui c'è una responsabilità di questo nuovo presidente che per fortuna o no lo vedremo, io non lo conosco quindi non ho nulla, ma devo dire che non ha certo scaldato i cuori, non so ancora se voi lo sapete, faccio per ignorare, però un po' la politica e la cultura la seguo perché da cittadino insomma mi piace, io non ho capito quello che vuol fare, vedo del politichese, ha detto che con la banda ha girato tutta la regione, io sono andato a sentirlo 2 volte poi mi sono annoiato perché non ho capito quello che voleva fare. Quindi c'è questa responsabilità che ve la butto qua, se volete rifletterci sopra o dire che ho sbagliato tutto. Grazie. Grazie. Vado la parola a Francesco. Buonasera a tutti, grazie intanto a Davide Ferrari per avermi invitato e grazie a voi per essere qui. Guardate, probabilmente io stasera potrei restare in silenzio, ascoltarvi e prendere appunti, perché sono momenti in cui comunque chi come me fa politica, come i parlamentari qui presenti, io sono capogruppo in consiglio comunale, questi sono momenti che servono per formarci, perché io sono d'accordo con molte delle cose dette e mi sembra che ci sia un po' un filo conduttore. A me ha colpito molto l'intervento del professor Mazzone e ne farò tesoro anche perché è una delle cose di cui sono convinto. Io ho 36 anni, quindi non c'ero ai tempi del Partito Comunista, delle grandi assemblee, delle grandi riflessioni, ma quello che avverto è la mancanza di luoghi di discussione politica, di luoghi di formazione, di luoghi di formazione di un pensiero politico. A me è piaciuta molto l'espressione che ha usato Davide nel suo intervento iniziale, collettivo ragionante. A me pare che questo partito oggi non lo sia. C'è un collettivo ragionante, non è solo, come dire, un partito, una comunità che si interroga sulle ragioni dell'astensione, su cui poi dirò qualcosa rispetto alla nostra città, ma è anche un partito capace di sviluppare una riflessione politica e di creare e di costruire un pensiero politico. A me sembra che questo oggi manchi. Mi sembra che il Partito Democratico sia invece molto bravo a interpretare la volubilità
della nostra società e anche la volubilità poi dell'elettorato. Io da capogruppo in comune sono molto attento alle questioni della nostra città e, come dice Donata, qualche numero mi ha fatto pensare un po' al 1999. Nel giro di 6 mesi il Partito Democratico in città è passato da oltre 102.000 voti, con una percentuale del quasi il 55%, a 46.000 voti, con una percentuale di poco inferiore al 43%, in soli 6 mesi. Questo cosa ci dice? Questo ci dice che noi viviamo in una società in cui la capacità di un partito politico di essere comunità rappresentante, perché io a comunità e collettivo ragionante vorrei aggiungere il concetto di collettivo rappresentante, degli interessi e delle trasformazioni sociali in atto. Oggi il Partito Democratico, rispetto a questa grande sfida, è chiaramente inadeguato, a prescindere dall'essere renziani, cuperliani o civattiani. C'è una mancanza di funzione politica e c'è una mancanza di funzione sociale. A me è venuta in mente, infatti poi me la sono andata a riguardare, una commedia di Carlo Goldoni, La donna volubile, quando Goldoni dice: una donna volubile che nel giro di poche ore cambiasi più e più volte. Ecco, la società italiana e la città di Bologna, l'Emilia Romagna, non fanno eccezione, perché il concetto di diversità, ce lo possiamo dire, io me ne sono vergognato, è un po' naufragato nel corso di questi ultimi mesi attorno a dei comportamenti che noi tutti respingiamo. E alla volubilità Goldoni però cosa ci dice? Ci dice che la ragione suggerisce agli animi la costanza. La costanza politica noi ce la possiamo permettere solo se siamo capaci di sviluppare un pensiero che rimane tale, che caratterizza un partito e che ne contraddistingue la sua azione. Io, rispetto anche a quanto avvenuto a Roma, Mafia Capitale, dico solo una cosa: se io devo immaginare il futuro del mio partito, immagino innanzitutto un futuro in cui un partito, come ha detto molto bene Donata, è capace di discutere, è capace di riflettere, in cui, come dire, anche alcuni passaggi fondamentali, non solo per il futuro del PD, ma per il futuro del Paese e delle sue istituzioni, possano avvenire dopo delle discussioni molto approfondite, dove ciascuno, anche dei nostri eletti e dei nostri parlamentari, possa portare il proprio contributo, ma un partito anche in cui, e mi avvio a concludere, la classe dirigente ritorna a svolgere la funzione per cui è deputata. Cioè la classe dirigente dirige, la classe dirigente di un partito si assume le sue responsabilità. La mia ambizione, il mio sogno, io che vengo da una terra in cui, come dire, la commistione tra potere economico, potere politico e malaffare è cosa di tutti i giorni, la mia ambizione è quella di stare in un partito in cui la classe dirigente arriva prima dei giudici e dei magistrati, in cui la classe dirigente è capace anche di controllare il lavoro e la funzione dei propri eletti, in cui la classe dirigente sceglie le persone migliori da mandare nelle istituzioni. Tutto questo può accadere solo se noi sfuggiamo dal concetto che qui è stato ben ripetuto anche dal professor Cella di partito liquido. Perché guardate, io non ci sto, come dire, a farmi rappresentare come una persona ancorata a una nostalgia del passato, non mi sento un reduce, vivo bene nella modernità, mi piace la modernità, ma penso che però ci sia bisogno di alcuni concetti fondamentali che altrimenti ci porteranno, come dire, a vedere sempre più largo il solco che divide oggi i partiti e le istituzioni dai cittadini e dalle persone che guardano, hanno guardato al Partito Democratico con la speranza di un partito capace di essere l'ultima speranza di questo Paese. Io credo che si sia arrivati a un bivio molto importante e delicato, non avremo una seconda occasione. Il 37,7% di affluenza in una regione come l'Emilia Romagna ci dice una sola cosa, a questo io sono molto d'accordo con Cacchioli: c'è un fallimento di tutti, cioè anche io che sono capogruppo in Consiglio Comunale della Colonia del PD, ma assumo la mia quota di responsabilità, mi metto in gioco, penso che sia il momento, come dire, in cui ciascuno di noi debba fare un passo in avanti per irrobustire questo partito, per ricostruirlo, per creare un pensiero e per far sì, come dire, che anche momenti come questi, in cui magari ci si sente utili e parte di un progetto e di un ragionamento più ampio, non siano più solo, come dire, dei momenti lasciati alla buona volontà, alle capacità di una persona come Davide Ferrari e delle persone che con lui collaborano, ma siano, come dire, espressione, siano la cifra dell'azione e della vita che un partito sa mettere in campo.
E lo dico e concludo, anche evitando alcune forme, come dire, di ipocrisia in cui ormai non crede più nessuno, il grande coinvolgimento e la grande forza che noi vogliamo dare ai nostri territori, la partecipazione dal basso. Se noi non sostanziamo gli slogan, un giorno, che è là da venire, ci gireremo intorno e non troveremo più nessuno. Perché ormai anche i nostri iscritti, che non si sono recati a votare alle primarie per la scelta del candidato alla presidenza, nella nostra federazione Bologna e provincia, tolto il circondario Molese, hanno votato 13.000 persone a fronte di circa 20.000 iscritti, anche da noi ormai si sente la necessità, come dire, di una credibilità forte e ritrovata della classe dirigente. Questo è un ragionamento da cui non ci possiamo sottrarre, le responsabilità sono tante, vengono da lontano, ma io penso che questa sia la sfida a cui ciascuno di noi è chiamato a partecipare, non astenendosi ma mettendosi in gioco. E serate come questa possono essere utili soprattutto per chi come me non ha avuto la fortuna di crescere in un partito in cui la discussione politica era tale da poter arricchire anche il proprio bagaglio di conoscenze di vita politica e istituzionale, e io spero che momenti di confronto in cui si siedono attorno a un tavolo persone che fanno politica, persone che insegnano all'università, persone che fanno cultura e semplici cittadini, possa ritornare a essere anche uno strumento di crescita collettiva, e ti assicuro che ne abbiamo bisogno. Grazie. Grazie Francesco. Abbiamo Raimondo Peranzano. Grazie. Svilupperò solo un argomento, quello del voto, però prima vi devo confessare che faccio parte di quei 7.000 che non sono andati a votare alle primarie, ma ho votato alle regionali. Non vi parlo però come iscritto del PD, vi parlo sulla base di una identità precedente a quella che ho adesso da pensionato, che secondo la trappola retorica nella quale anche noi siamo caduti ruba il futuro ai figli e ai nipoti, eccetera. Perché in passato mi ero occupato di queste cose, ed essendomene occupato anche come presidente dell'Istituto Cattaneo, spero che l'Istituto Cattaneo non si avventuri nell'impresa impossibile di spiegare di chi sono le colpe dell'astensione. E, però se noi guardiamo i dati dell'Istituto Cattaneo e vogliamo chiederci perché un così gran numero di persone non ha votato, io credo che tutte le cose che sono state dette qui sulle ragioni del non voto hanno una loro plausibilità e una certa quota di ragionevolezza, ma che in realtà rimandano a un problema maggiore, diciamo a un livello più astratto. Se guardiamo dove sono finiti 100 elettori che alle europee avevano votato PD, vediamo che fra i tre partiti che alle ultime europee si erano distribuite la gran parte dei voti e dei seggi in Parlamento, il PD è quello che sta meglio di tutti. Ha perso meno nei confronti dell'astensione di quanto non abbiano perso soprattutto i 5 Stelle, ma anche Forza Italia. Solo la Lega Nord ha perduto meno del PD. Dico questo perché voglio che ne traiamo una conclusione consolatoria. Beh, tutto sommato siamo andati meno peggio degli altri. No, dico questo perché ci dobbiamo preoccupare più degli altri. E il PD si deve preoccupare più degli altri perché ha nel suo patrimonio genetico l'idea che la partecipazione politica sia il valore fondante della democrazia, come l'hanno del resto e l'hanno avuta tutti i grandi partiti di massa che noi conosciamo dal momento in cui la democrazia rappresentativa si è costituita e si sono costituiti i partiti.
perché la funzione fondamentale dei partiti di massa è stata quella di portare attraverso le elezioni e quindi il voto, quindi attraverso la partecipazione politica elettorale, l'integrazione delle masse nel sistema politico e il raggiungimento e la normazione di diritti civili, politici e sociali. Ora, questo come è accaduto? E torno qui alle ragioni del non voto. Per capire le ragioni del non voto dobbiamo capire le ragioni del voto. Perché si va a votare? È stato dimostrato in maniera ineccepibile dai teorici della economia della democrazia, cioè dell'interpretazione economica della democrazia, che non è razionale pensare che si vada a votare perché il singolo elettore possa spostare il risultato elettorale, possa incidere sul risultato elettorale. Immaginiamoci, anche in sistemi elettorali nei quali ci sono i collegi uninominali, anche in sistemi elettorali nei quali i collegi uninominali fossero di un centinaio di migliaia di elettori, anche ammettendo che una platea di elettori di un partito sia il 50% di questi 100.000, cioè 50.000 un voto è un 50 millesimo di spostamento. Quindi non è questo. Si va a votare perché ci si è costruiti una identità. E le identità, come tutte le individua, le identità politiche sono non soltanto identità complessive, ma sono tali in quanto io mi riconosco in una certa immagine che ho di me stesso perché altri riconoscono a me questa immagine. È come un gioco di specchi. Chi è l'artefice di queste cose sono state le organizzazioni che intermedie fra lo Stato e il singolo cittadino elettore. Ora, quindi, se si vota per questo, è ovvio che quando non si vota perché c'è una crisi di identità. E questa crisi di identità, io credo, a questa crisi di identità rimandano tutte le spiegazioni che qui sono state date. I fenomeni di corruzione in regione, i conflitti con i sindacati, le dissonanze, i contrasti sulle politiche del lavoro, le sapete meglio di me, le abbiamo ascoltate qui, ma cos'altro posso aggiungere a questo? Posso aggiungere che come qualcuno abbia detto, usando questa stessa espressione, in maniera plastica si vede come il Partito Democratico abbia perso attualmente questa capacità di costruire identità, di edificare identità individuali e collettive. Lo vediamo nelle polemiche che anche stasera ci sono state. Lo vediamo nelle contrapposizioni brutali, lo vediamo nei riferimenti di chi dice che appunto non esiste un corpo in grado di discutere, poi elaborare una linea condivisa, eccetera. Lo abbiamo visto, guardate, fuori dai venti, lo abbiamo visto con il risultato delle elezioni politiche e con i cambiamenti e i passaggi dentro il partito a opzioni diverse, ok? Una cosa questa che forse, non lo so, per il partito di Berlusconi, per il movimento sociale, per qualcun altro partito, poteva essere normale, ma per un partito che aveva ereditato in gran parte della sua costituenza, della sua composizione, l'eredità della superiorità morale rispetto agli altri, questo è stato distruttivo in modo gravissimo. Quindi, chiudo, o il Partito Democratico riesce a rifondarsi e a rifondare la propria identità e le identità dei suoi appartenenti,
oppure nella migliore delle ipotesi si troverà a dover scegliere fra un segretario e tentato leader di governo che usa il partito come strumento e un segretario che fa soprattutto il capo di governo che per avere la maggioranza non deve usare il partito come strumento. Grazie. Grazie. Claudia Castaldini. Buonasera. Dunque, io sarò velocissima, non voglio portare via tempo, anche perché condivido molto di quanto è stato detto fin qui e non sto qui a ripetere, insomma. Vorrei però farvi notare un aspetto che riguarda il fatto che molte delle idee, proposte, percorsi, metodi che qui questa sera sono stati sottoposti ad analisi critica, nell'opinione diffusa sarebbero oggi considerati come nuovi, innovativi, capaci di guardare al futuro. E probabilmente le idee, percorsi e metodi che in un'assemblea come questa sarebbero considerati razionali e utili, vengono oggi nell'opinione diffusa considerati vecchi, superati. Ora, questo deriva, a mio avviso, da un lungo periodo in cui è stata carente l'influenza culturale che siamo riusciti a produrre, e come conseguenza oggi c'è una carente offerta di strumenti di interpretazione della realtà. Questo è il tema, secondo me. E questo tema sta a monte della formazione del pensiero politico, che condivido quanto dicevi prima, però a monte c'è la formazione di una cultura. Quindi sono necessari gli spazi, come è stato detto prima. È necessario ricominciare a fare cultura, perché se no non saremo mai influenti sul piano culturale, e purtroppo abbiamo perso un tempo lunghissimo e ora le conseguenze sono quelle che sono sotto gli occhi di tutti, insomma, no? Siamo arrivati a un punto, è questo, e da qui bisogna ripartire, però dobbiamo farlo in fretta, ricominciando ad occuparci dei temi, perché non soltanto i temi sono importanti in quanto tali. Altrimenti come facciamo a costruire la nostra proposta politica se non analizziamo i temi, compresi i temi della modernità, sono stati sfiorati prima in molti interventi, la globalizzazione, i nuovi risultati scientifici, la questione ambientale, le nuove diseguaglianze, sono tantissimi i temi della modernità su cui noi non abbiamo quasi parola e sono tantissime le parole che contemporaneamente sono sparite dal vocabolario del Partito Democratico. Qualcuno qualche giorno fa ha nominato giustamente, lo condivido, la parola lavoro. È scomparsa. È stata sostituita da un vocabolo inglese. E che solitamente non è utile a interpretare la modernità, ma è utile a interpretare la moda del momento. Facciamo attenzione, perché le parole portano lontano, è da lì che si incomincia a ragionare. Allora io voglio ragionare del Partito Democratico di lavoro e non di job. Io parlo inglese, so abbastanza bene l'inglese, ma mi rifiuto qui di parlare del job. Io voglio parlare del lavoro e non voglio che questa parola sparisca insieme a molte altre che sono sparite. Andrea Migliani. Davide Ferrari sa bene quello che io desidero dire, che posso dire, perché l'ho già detto in occasione del festival del PD nel settembre scorso. Ora di nuovo si è aggiunto che il 19 scorso io non ho votato per la prima volta dal 1951. Da quegli anni ho sempre votato appassionatamente socialista e comunista a seconda delle cose che correvano, prevalentemente socialista. E mi sono trovato
vedo improvvisamente il giorno dopo e tuttora, e parlo per questa ragione, mi sento squalidamente minore, cioè privo di quella convinzione politica nella quale io continuo a credere e voglio credere. Io di mestiere faccio proprio il mestiere, più che professione, lo storico dell'arte, cioè lo storico delle forme creative di cui il nostro paese è interamente e umanamente costituito. Non esiste un paese più umanato, come diceva Leopardi e Carlo Cattaneo, che non sia l'Italia. A questa enorme eredità nella quale noi viviamo e lavoriamo e alla quale diamo ancora seguito, dobbiamo dare una grande attenzione. L'ultimo discorso della dottoressa Castaldini ha fatto cenno. Stiamo segnalando un baratro di incultura dentro la quale antropologicamente stiamo calando. Devo dire che le città maggiori si segnalano più dei paesi minori. Quando io vado a Corrimpopoli o in qualche posto, per esempio a Lizzano in Belvedere, trovo un'adesione, una partecipazione molto, ma molto superiore a quella della città. E questo mi dà a pensare. Io sono allievo e amico di grandi maestri, da Norberto Bobbio a Cesare Ragnuti, a Ezio Raimondi, a Francesco Arcangeli, di cui corre il centenario l'anno prossimo. E ho fondato, ho progettato per Guido Fanti e fondato quell'Istituto per i beni culturali che è tuttora uno strumento che nella sua semplicità di statuto è a disposizione della giunta regionale perché se ne serva. Non è per intenderci un collegio per signorina. È uno strumento di consulenza dell'azione politico-culturale. Non è mai stato usato in questo senso. Sono pronto a accettare qualsiasi diversa versione dei fatti. E questo mi indispone, mi trova un'altra volta squalidamente vedovo, come dicevo prima, dopo non aver votato. È chiaro che, cioè, per chiudere, un amico francese, un giovane molto importante, direttore del cosiddetto Louvre di Dubai, che si chiama Massimo Verde, francese da italiano di origine, laureato alla Sorbona e all'École du Louvre, ha scritto un libro molto importante recentemente, pubblicato in Italia ora da Marsiglio, e mi ha chiesto una preparazione che ho fatto ricorrendo un po' alle cose che sto cercando di dire. Verde giustamente vede nel tracollo italiano, di cui purtroppo si è fatto interprete il Presidente del Consiglio in maniera efferata, dichiarata, voluta e veramente irreversibile, sembra, e il ministro Franceschini e il suo braccio esecutivo, vede nel tracollo italiano la perdita di una grande eredità europea, cioè dell'intero mondo occidentale. È un volume pubblicato a Marsiglio, è in giro, è davvero molto importante. Ma vorrei dire che l'importante è cercare di prendere conoscenza di quello che ho appena detto a proposito dell'azione governativa inspiegabilmente volta alla demolizione della cosiddetta bardatura della tutela dello Stato. Ma come si toglie all'amministratore la possibilità e il dovere di amministrare ciò che di maggiore possediamo e di più straordinariamente fecondo? E nelle parole di tutti, se Armani fa il designer della moda, se qualcun altro parla di un grande ritorno della culinaria, non fa altro che ripetere una vocazione che l'Italia già prima
del Settecento aveva altamente profilato. L'Italia è un paese creativo, ha corso la sua avventura industriale nel modo che sappiamo. Ora se la Fiat va a Londra e in America non c'è nulla da stupirsi. Il paese non è un paese industriale, è un paese altamente creativo. E questo voleva dire, e continua a voler dire, la creazione dell'Istituto per i Beni Culturali e anche tutto il nostro lavoro di tutela e di garanzia del mondo umanitario delle forme italiane.